Presidente, anche come rappresentante della Conferenza delle Regioni per le attività produttive, sono molto preoccupato per la situazione economica, perché il passaggio in arancione di per sé, se è vero che non cambia nulla, però genera una sensazione di paura e questo, come sempre avviene, impatta nei consumi, impatta nelle attività economiche che sono già disperate. E questa cosa, onestamente, io la considero sbagliata, profondamente sbagliata. Lo voglio dire perché ritengo che come hanno giustamente proposto tutti i governatori al governo, in modo particolare al ministro Speranza, il momento della normalizzazione non si concilia più con questa fase delle fasce di colore. Dobbiamo definitivamente, ripeto, è stato proposto dalla Conferenza delle Regioni, lo ribadisco, superare definitivamente il sistema dei colori delle zone di rischio, fare una revisione anche sulla sorveglianza sanitaria, distinguendo tra le persone sintomatiche e quelle asintomatiche e soprattutto anche l'isolamento dei lavoratori va gestito in un'altra maniera in questa fase, così come la sorveglianza nelle scuole, dove si può mettere in quarantena una classe se ci sono delle persone sintomatiche. Questo è un accanimento burocratico che i marchigiani non si meritano e soprattutto lo dico perché ricevo come rappresentante delle attività produttive nella conferenza delle regioni una preoccupazione molto forte dalle imprese, una preoccupazione molto forte dalle rappresentanze dei sindacati delle imprese che mi chiamano perché se da un lato, ripeto, non cambierà nulla la zona arancione, ma certamente passerà un messaggio negativo alla luce dei sacrifici fatti. Oggi il mondo economico e le attività produttive di questa regione subiscono ingiustamente un danno da una scelta che è da cambiare. È stato proposto questo ufficialmente, io lo ribadisco perché credo che sia uno schiaffo che il governo dà ad una regione che non si merita di entrare in zona arancione in una fase in cui in tutto il resto del mondo si va verso una normalizzazione e una semplificazione.